Ciao amici, sono Marco Gasco, il titolare del negozio Music Shop di Marco Gasco che si trova a Mondovì in via Beccaria 19/5. Vai con la sigla. Ragazzi, fa un caldo della Madonna, lo possiamo dire? Una cosa allucinante, veramente, una cosa incredibile, incredibile. Io voglio chiudermi in un frigorifero e starne tranquillo. Quest'inverno andremo al mare, perché se andiamo al mare adesso, al mare si cuoce, quindi ragazzi, non lo so, non so più cosa dire. Detto questo, siamo a metà luglio è il momento di presentarvi qualche novità. Io presento una novità per volta. Adesso vi faccio vedere un basso che ho acquistato da mettere in esposizione, che è una cosettina abbastanza interessante. Allora, mi sono rivolto a un mio fornitore e ho visto che aveva dei bassi della Pivi. Milestone, i Pivi Milestone sono dei bassi abbastanza interessanti. Adesso vi faccio vedere quello che mi sono fatto mandare. Ne arriverà anche un altro, però le tempistiche in questo periodo sono un po' strane. Tu chiedi le cose 4 mesi prima, ti arrivano 8 mesi dopo. È tutto un pasticcio. Vi faccio vedere questo bellissimo basso qua. Eccolo qua, nuovo, nuovo. Facciamo l'unboxing. Guarda, veramente, l'ho lasciato così com'era. Allora, questo è il Pivi Milestone color avorio. È un bellissimo basso. Date un'occhiata, è una cosettina. È proprio bello. Mi piace. Somiglia un po' al jazz, a dire la verità. Robetta ben fatta. Basso, niente male. Andiamo a leggere un po' di caratteristiche tecniche. Vabbè, allora, questo strumento è all'avanguardia, dedicato al musicista professionista e viene descritto come una combinazione di una rara combinazione di maestria e disegno intelligente, è una fascia di prezzo accessibile. Insomma, costa poco e suona bene. Sono le cose che piacciono a me e che piacciono a voi, spendere poco e avere la qualità di uno strumento pari a uno strumento molto più blasonato. Il body in tiglio, il manico in acero, la tastiera in palissandro, 20 tasti, un trasso da doppia espansione. Pick-up, un single coil dritto, un single coil split, controlli due per il volume e il tono, ponte in acciaio stampato, bla 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 bla. Tante belle cose. In realtà gli strumenti, bisogna provarli, non c'è niente da fare. Possiamo passare ore e ore a descrivere come sono fatti, a descriverli, ma se non li proviamo. Se non lo provate, ecco. Ora vi dico, ho anche dei Marcus Miller, ho preso dei bassi Marcus Miller perché mi piacciono tanto. Volevo prendere degli Echo, ma non so perché. Marcus Miller mi ha lasciato. E poi questi Pivi Milestone, bellissimo. Ragazzi, siamo il 15 di luglio, io penso che voi siete tutti al mare, però potrebbe essere l'occasione di venirmi a trovare. Io sono ancora qui fino a fine luglio. Potrebbe essere il momento, con questo caldo, di comprarsi un basso nuovo e chiudersi in una stanza col condizionatore a manetta e suonare qualche canzone. Detto questo, abbiamo questa bellezza veramente veramente molto 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 bello. Non ve lo faccio sentire, preferisco che veniate a trovarmi qua al Music Shop di Marco Gasco. Vi sedete lì, c'è una sedia, un amplificatore da basso,
e lo smanettate un pochettino e lo smanettate per bene, dopodiché decidete se acquistarlo. Questo è carino, non male, bello, bello questo colore, avorio. Ragazzi, ricordatevi, Music Shop di Marco Gasco, via Beccaria 19, barra C. Siamo qui e vi aspettiamo. Ciao! Anzi, ciao, no, mi sono dimenticato, devo ancora spiegare una cosa. Io sono un piccolo negozio di strumenti musicali, mi piacciono le chitarre e mi piacciono i bassi. Io di chitarre più o meno ne capisco, ecco qua è un piccolo, uno spezzone di quando ero un po' più giovane. Quindi chiaramente ne capisco più, forse ne capisco nel mio piccolo, di chitarre, di bassi, sì, anche di tastiere, eccetera, eccetera. Prevalentemente comunque in questo negozio si trattano chitarre e bassi, perché sono gli strumenti più venduti. Vorrei dire la cosa che mi stavo dimenticando. Chi compra una chitarra o un basso da me, io gliela faccio provare, poi gliela do facendogli il setup, il controllo del manico, il controllo dell'action, il controllo del radius, l'altezza del pickup, l'intonazione c'è. L'acquisto su internet è molto forte, molto interessante, è molto immediato, ma come mi è successo, ho ricevuto una telefonata da una persona che aveva comprato una chitarra Eco. Aveva da pochi giorni comprata online, il selettore a 5 posizioni non funzionava, ha chiamato me e giustamente ha detto ma la garanzia però deve seguire il venditore, quindi rivolgiti al venditore. Nel negozio fisico lo so che è noioso andare nel negozio eccetera, però queste cose non capitano perché qua venite, vi sedete, provate lo strumento. E se vi piace lo portate via, vi faccio il setup. Non sarò il genio del setup, però ve lo faccio, vi do lo strumento a posto. Quando comprate una chitarra o un basso su internet, escluse le PRS da 2000 euro, tutte le altre arrivano da fabbrica, quindi sono da settare. Voi lo so, avete risparmiato quei 30-40 euro su internet, e però il setup ve lo fate voi, è questo che volevo dire. Ci sono anche dei negozianti invece che vi dicono se vuoi lo strumento settato paghi un po' di più e lo fai. Comunque, con questo ho concluso. Ciao!